Ciao a tutti, benvenuti alla prima esplorazione del 2020. Questa in realtà non sarà una vera e propria esplorazione, ma sarà una nottata passata in un posto particolare a fare rilevazioni. Oggi sono venuto a Gavirate, in provincia di Varese, sul lago di Varese. Salendo sulla montagna sopra Gavirate c'è questa spianata in mezzo ai boschi che è un posto molto particolare perché è stato un lazzaretto e lì in fondo c'è il lazzaretto vero e proprio. E adesso ci arriviamo e vi racconto tutta la storia. Oh yeah! Eccomi quasi arrivato alla chiesetta e qui è dove inizia la spianata. Molto particolare. Comunque partiamo dalla chiesa. La chiesa di San Carlo al Lazzaretto, che è questa qui dove sto arrivando, fu costruita tra il 1300 e il 1500 e venne originariamente dedicata a San Rocco. Intanto, mentre venivo qua, il K2 si è acceso un paio di volte. Una lucetta al minimo, però si è acceso. Comunque, nel 1569, dopo poco più di mezzo secolo dalla fine della costruzione, la chiesetta era già in rovina e così restò fino al 1672, quando fu ricostruita dai figli di Matteo Besozzi, che era un nobile della zona, e fu dedicata a San Carlo Borromeo, che ne aveva autorizzato il restauro. Ecco la chiesetta. Che come vedete è poco più di una cappella, nulla di più. Comunque dopo un lungo periodo di decadenza, la chiesetta fu nuovamente restaurata una prima volta nel 1927. Scusate sul fiatone, ma per salire qui c'è una gran bella salita e io me la sono fatta tutta di corsa. Qui magari si riesce a vedere anche qualcosa dell'interno, proprio poco. Poco, c'è giusto un tavolino che fa da altare, qualche sedia per quando fanno le funzioni qua, perché vengono fatte. Comunque andiamo avanti con la storia. Nel 1964 l'edificio fu rinnovato e ampliato dal gruppo Alpini di Gavirate e da allora ogni prima domenica di luglio viene celebrata una messa in ricordo dei caduti di Gavirate. Infatti ecco qui la targa ai caduti gaviratesi di tutte le guerre, gruppo Alpini Gavirate, 5 luglio 1964. Il lazzaretto sorge alle spalle della chiesa. Qui c'è anche una lapide con la preghiera dell'alpino. Comunque vi stavo dicendo che il lazzaretto sorge alle spalle della chiesa e è questo campo che ho appena attraversato per venire qui. Questo qui proprio dove sono sopra. In pratica, qui furono sepolti i morti della peste del 1630, quella di cui parla anche il Manzoni. E vennero sepolte oltre 1500 salme qui sotto. Ormai è tutto un prato. È anche difficile camminarci in mezzo. Oh, K2 si è acceso. Comunque, qui si dice che siano ancora seppelliti i resti di quasi tutte quelle salme che furono i morti appunto della peste, gli appestati. Oh, ancora si è acceso il K2.
Wow! E secondo numerose voci di gente che è stata qui, durante le notti invernali sono state viste figure umane nebbiose luminescenti, con i volti orrendamente deturpati. Inoltre, molti di quelli che hanno visto queste apparizioni hanno anche affermato di essere stati toccati e strattonati, come se qualcuno avesse voluto impedirgli di andarsene. E questo è tutto quello, tutta la storia che riguarda questo posto. C'è da dire che... Oh, avete visto ancora? Sono qui in mezzo al campo e il K2 ogni tanto si accende. C'è da dire che da esplorare c'è davvero molto poco. In realtà non è una vera e propria esplorazione, però appunto ho intenzione di passare qui la notte lasciando computer, videocamere e tutto il resto. Naturalmente lascerò tutto puntato qui verso il campo. Pensate, questo campo da qui fino là in fondo è tutto un unico cimitero con le salme che sono ancora qui dentro. E ancora il K2 si accende. C'è qualcuno che vuole comunicare con me? Beh, aspettiamo la notte, visto che siamo in pieno inverno. Qui, come vedete, oltre alla chiesa, appunto che vi ho detto che è stata restaurata dagli alpini, da allora, da quando è stata restaurata, qui ogni prima domenica di luglio viene celebrata una messa, appunto in memoria di tutti i caduti di Gavirate. Qui c'è anche lo spazio per la grigliata, bello grosso. Lì ci sono anche dei tavoli da picnic, quindi vedete che il posto è molto organizzato. E da qui si dipartono dei sentieri che vanno su fino al Sacro Monte di Varese. E qui vedo che ci sono dei resti di qualcosa. Il K2 ancora dà segni di vita. Qui ci sono resti di non so cosa. Una pavimentazione, un muretto, no, sembrano solo cataste di mattoni messi qua, beh, buttati qui, non so per cosa. Comunque ecco, eccolo qua, da qui si vede. Ecco, uno dei sentieri che da qui partono e vanno su in cima alla montagna. Comunque, visto che sono qui, io piazzo già, faccio qualche foto adesso e piazzo già il computer prima che faccia buio, così appena fa buio lo attivo e lo lascio andare tutta notte. E per fortuna oggi non fa neanche freddissimo, pensavo peggio. Comunque, per evitare dubbi sul K2, qui c'è un palo con una cabina elettrica piccola piccola, però come vediamo non ha dispersioni, neanche proprio toccando il K2 non si accende. E qui ci sono dei cavi che portano corrente, però non, appunto qui non ci sono dispersioni, invece il K2 si è acceso. Là vicino ai tavoli e di qua dove c'è il prato, il pratone. Il pratone qui dietro la chiesa. Quindi il computer probabilmente lo lascerò qui, in questo angolo tra la lapide e la chiesa, puntato verso il prato.
E adesso faccio qualche foto e monto tutto. C'è qualcuno? Vediamo, vabbè, io monto tutto. Ed ecco computer, videocamera, microfono, scheda video, come vedete, è tutto dentro allo zaino in modo che non prenda umidità. Si bagnerà un po' il computer, ma oh, qualcosa si dovrà prendere l'umidità perché non ci sta tutto nello zaino. Comunque il K2 si è acceso un bel po' di volte e ancora da una lucetta. Ma prima di accendere tutto, aspetto, come ho detto, aspetto che faccia buio, tanto manca davvero poco. Ormai è il tramonto. Comunque come posto è silenziosissimo, tranquillissimo, anche se lì in fondo c'è una cascina, sembrerebbe. Proprio il silenzio assoluto. Solo uccelli e natura. Come posto è davvero molto bello. E adesso vedremo come sarà di notte. Oh yeah! Mentre aspetto che faccia buio del tutto, torno di qua dove c'era questa zona con il barbecue e lì in fondo i tavoli, perché ho visto che c'è il sentiero, quello che viene dall'altra parte, perché io ero venuto da lì, da dietro la chiesa, dalla parte del campo del lazzaretto vero e proprio, ma qui ci sono anzi due sentieri, uno che va giù di là e un altro che sale su di qua, e per questi sentieri ci sono tutte queste lapidi con su la sepoltura di Gesù, sono tutti passi della vita di Gesù. Passi, profezie bibliche. Wow. E il sentiero di qua sale invece di scendere. Perché dovrebbe portare in paese. Perché avevo letto che fino a un paio d'anni fa c'erano i proprietari dei terreni qui che avevano recintato la strada e non si poteva più passare. Ecco un'altra lapide con la deposizione della croce. Invece poi il comune ha insistito, e anche i gestori qui del parco, e gli hanno fatto aprire un passaggio. Altra lapide, la morte di Gesù. Oh, sempre più in alto. Altra lapide. Cosa di là? L'incontro con Gesù sul Calvario. Allora, qui si scende invece. E lì in fondo vedo le luci di Gavirate. Vuol dire che di qua probabilmente era il passaggio, appunto, quello che era stato chiuso e poi è stato riaperto. Lo smarrimento di Gesù. Ma comunque, da prima adesso il K2 non aveva più dato segni di vita. E questa, la fuga in Egitto. Altra lapide. La profezia di Simeone. E di qui sì, infatti c'è il passaggio che è rimasto aperto.
qui comunque c'è un gran bel panorama, si vede tutta la città. Spettacolo. Wow, che bello. Sì, comunque questo qui vedete, destra, sinistra, recinzione, case private, però hanno lasciato aperto il passaggio in modo da permettere a chiunque di salire su fino alla chiesetta del Lazzaretto. Oh, il K2 si è attivato qua. Forse perché sono vicino alle case, però dovrebbe riattivarsi di nuovo. Invece c'è qualcuno? C'è qualcuno qui con me? Se la risposta è sì, fai accendere di nuovo le luci. Avvicinati in modo che si... Oh, hai capito? Sì, ma sei qualcuno... Sei qualcuno che è stato seppellito qui? E cosa vuoi dirmi? Ti do fastidio se sono qui. Ti dà fastidio la mia presenza? Sì. Va bene, io me ne vado. E torno alla chiesa, anche perché sta facendo buio. Tu mi segui? Tu mi segui? Va bene. Mi tieni d'occhio. Ci sei ancora? Sei ancora con me a tenermi compagnia? E allora ti faccio una domanda. Eri un uomo? Nessuna risposta. Eri una donna? Eri un bambino? Non vuoi più rispondere. Va bene. Ma almeno sei la stessa persona che c'era prima giù vicino alla chiesa?
Sì. Sei la stessa persona? Va bene. Ma eri un uomo? Eri un uomo? Eri una donna? Va bene, non vuoi rispondermi. Allora, io aspetto che faccia buio del tutto e poi accendo il computer. Comunque manca davvero poco. Vediamo se è ancora tutto in posizione. Sì. Anche perché non è passato nessuno, ci sono solo io qui. Quindi va bene. Aspetto che faccia buio del tutto. Oh yeah. Ed ecco il computer acceso che sta registrando con lì anche un action cam in modo che poi posso confrontare le riprese fatte normali con l'action cam con quelle fatte a infrarossi. Intanto io mi avventuro qui, mi inoltro proprio in mezzo al lazzaretto. In teoria io qui sto camminando sopra ai resti degli appestati. C'è qualcuno qui? C'è qualcuno qui con me? Se ci sei, avvicinati. E fai riaccendere le luci come prima. Quella lì in fondo è la luce del computer. Do fastidio se sono qui. C'è nessuno? Oh, allora ci sei? Ma sei sempre
quello che mi teneva compagnia prima. Sei stato sepolto qui? Sei qualcuno che è stato sepolto qui? Sì. Eri un uomo? Eri una donna? Eri un bambino? Do fastidio se sono qui. Oh. Allora ti do fastidio? Me lo confermi? Non rispondi più? Non rispondi più perché ti do fastidio? Wow, un cane in lontananza. Boh. Io sono qui. La luce la lascio accesa. Se vuoi contattarmi. Hai capito come fare? Intanto io farò qualche foto in giro. Sono circa le 2, io sto congelando. Il K2 non ha dato più segni di vita, però di là ci sono le apparecchiature che stanno lavorando, stanno registrando, quindi non mi resta che spegnere il computer, smontare tutto e tornare a casa a esaminare tutte le registrazioni. Oh yeah! Tornando in paese c'è questa che è la chiesa della Santissima Trinità, che in origine era una semplice cappella votiva, fu trasformata in chiesa tra il 1647 e il 1713 e durante la Prima Guerra Mondiale fu usata come ricovero per i malati di colera. Ecco via Lazzaretto. E quindi anche questa è un'altra chiesa che sarebbe interessante per fare rilevazioni. Comunque vedete che sono le 2, passano ancora macchine, anzi a momenti mi stiravano. E vabbè che è sabato sera, però non immaginavo che qui ci fosse
così tanto casino, vabbè che sabato sera sul lungo lago di Varese, se non c'è vita qua, comunque eccomi arrivato al parcheggio. Infatti a quest'ora l'unica carretta che è rimasta è la mia carrozza, e quindi via verso casa. Oh yeah! Ed eccomi ritornato a casa. Come avete visto, il posto è molto suggestivo, soprattutto di notte. Però, nonostante i racconti della gente e dei testimoni, io non sono stato né toccato né strattonato da nessuno. Però devo dire che il K2 si attivava e dava risposte coerenti, come avete visto. Sembrava davvero che ci fosse qualcuno che mi seguiva. Anche se, più che altro, l'unica risposta coerente era che era qualcuno seppellito lì. Tutte le altre domande, se un uomo, se una donna, chi sei, non c'è stata risposta. Anzi, a una sì, quando ho chiesto se davo fastidio, se è acceso il K2. Però tutte le altre domande, niente. Quindi, c'era davvero qualcuno lì? Non c'era? Certo che le risposte avevano un senso. Inoltre, il rilevatore di onde radio e telefoniche non si è mai attivato. Anche perché lì non c'è niente, c'è una cascina in fondo al prato, ma in fondo, lontano, e basta. Lì è quasi in cima no, ma a metà montagna. E non ci sono ripetitori, no? Non c'è niente. L'unica fonte di campi elettromagnetici che potrebbe esserci stata era quel palo che vi ho fatto vedere, ma non aveva dispersione, infatti ho pure appoggiato sopra il rilevatore e non dava segni di vita. E questo cosa vuol dire? Che le risposte del K2 non erano date da nessuna dispersione di qualche campo elettromagnetico o radio o telefonico. Passiamo ai video. Nei video non ho trovato niente di strano, proprio niente di niente. Si vede solo una ripresa fissa con ogni tanto qualche insetto che passa davanti. Basta. Nemmeno dalle registrazioni audio non si sente niente di strano. Si sentono solo uccellini che cantano, i miei passi quando passo lì vicino, che mi si vede anche nella telecamera, si sente un cane che abbaia in lontananza e basta. Devo dire che quel posto è davvero molto tranquillo, perché è molto in alto e per arrivarci bisogna fare una scarpinata ben in verticale, il sentiero è bello ripido. Prima la strada asfaltata e poi quello che diventa sentiero è molto ripido. Quindi è anche lontano dalla strada, il posto era tranquillissimo. È molto bello, però appunto talmente tranquillo che non c'era niente, nessun rumore, niente di strano. Eppure se ci fosse stato qualcosa si sarebbe dovuto sentire al volo, perché appunto non c'erano rumori di traffico, di automobili, di gente, non c'era niente. Quindi dall'audio non è uscito niente di strano. Anche le foto fanno vedere soltanto tantissima umidità, infatti ci sono i cosiddetti orbs, le sfere luminose, che come sapete, come vi ho già detto più volte, ho fatto anche un video su questo poche settimane fa, gli orbs sono gocce di umidità o insetti, in questo caso era umidità, proprio si vedeva l'umidità che si muoveva nell'aria attraverso il fascio di luce della torcia. Però in una foto fatta mentre me ne stavo andando ho trovato una strana luce che non dovrebbe essere lì. Eccola qua. Ingrandendola si vede questa sagoma strana. Ingrandendola ancora di più si vede una forma stranissima che non è il classico orb, il solito insetto illuminato. E poi una cosa strana, a differenza degli altri orbs, come potete vedere, gli altri sono bianchi e trasparenti. Questo qui invece è luminoso come se fosse luminoso di suo. Non era una lucciola perché fa troppo freddo per le lucciole, non è il loro periodo. Non mi pare proprio che fosse un altro insetto, perché sennò sarebbe venuto illuminato magari con la sua forma, ma illuminato di bianco, anche perché la torcia fa luce bianca, e infatti gli orbs sono bianchi, gli alberi sono illuminati di bianco, ma quella luce è gialla. E questa davvero non me la so spiegare. Naturalmente, come sempre, cercherò di approfondire
di capire di cosa si tratta. Intanto continuate a seguirmi sul mio canale YouTube Two Speed Music and Travis, iscrivetevi e attivate le notifiche, iscrivetevi anche ai miei gruppi su Facebook Urbex and Mystery ed Escursioni e Viaggi in Kayak e ci vediamo al prossimo video. Oh yeah!